tutti, nuovo video di cucina e sono sicura che questo qui vi piacerà molto e che riproverete anche a farlo. Sono degli gnocchi di couscous fatti in casa. Io qui come condimento ho messo le verdure, la salsa di soia, ho messo carota, cipolla, zucchina, fiori di zucca e un po' di basilico sopra per decorare. Gli gnocchi, come vi dicevo, li ho fatti io a mano con il couscous e sono facilissimi da fare e per me sono veramente molto molto buoni. Come al solito, se provate a rifarli, taggatemi nei social e niente, io vi lascio il resto del video, mangio e muah, ciao! Inizio mettendo a bollire 2 bicchieri di acqua. Quindi primo, secondo. Quando l'acqua sta bollendo, verso un pochino di sale, non troppo. E mentre l'acqua bolle, semplicemente verso prima un bicchiere e poi anche il secondo bicchiere di couscous. Giro un attimino. Ok. Rimetto il coperchio, spengo il fuoco e lo lascio riposare lì per un po'. Nel frattempo, lì praticamente è già pronto. Nel frattempo mi dedico quindi al condimento. Su Groupon ho comprato ultimamente questo qui, è la primissima volta che lo uso, infatti è ancora bagnato perché è appena uscito dalla lavastoviglie. Comunque, sto facendo le carotine a cubetti. Ok. Prendo una pentola bella grande, metto un po' di olio. La prendo grande perché dopo voglio proprio girarmi bene gli gnocchi qui dentro, anche se sono soltanto per me, quindi basterebbe una più piccola, voglio fare le cose in grandi oggi. Carotine. Cipolla. E lascio cuocere la carota con la cipolla. Per gradirle ho lavato anche 2 zucchine che taglio allo stesso identico modo. Ok, comunque abbiamo capito che questa non sostituisce comunque il coltello. Carote e cipolle mi sembrano cotte, aggiungo i cubettini di zucchina. Mi sono mantenuta anche 3 fiori di zucca, però questi qui li aggiungerò praticamente alla fine. Ah, io prima non ho registrato, comunque prima ho aggiunto un pizzichino di sale, non troppo però, perché dopo voglio aggiungere anche un po' di salsa di soia che lega molto bene con lo gnocco. Ed eccoci qui, ne ho fatto anche troppo. Comunque, nel frattempo che cuociono anche le zucchine, arriva il lavoro sporco, tra virgolette. Prendo tutta questa matassa qui. Attento ovviamente a non scottarvi, butto in una bulla. E a questo punto, ovviamente, se è troppo caldo, aspetto. A questo punto comincio ad impastare proprio come se fosse un dolce. Devo riuscire ad impastarlo talmente bene che non si devono più vedere i chicchettini, ovviamente. Ok, ho spento il condimento perché per me è pronto. Se avete lavorato bene il couscous, dovrebbe esservi venuto, aspettate, un impasto del genere, dove, come vedete, non si vedono più i chicchi, ma è proprio un impasto unico. Ok. Qui praticamente è già cotto, quindi basta dargli la forma dello gnocco e inserirlo nella pentola dove c'è il condimento, quindi niente di più facile a questo punto. Cominciamo quindi a fare delle striscioline. Con queste dosi qui non si attacca. Se voi vedete che si attacca, vuol dire che avete sbagliato le dosi, magari provate a mettere un po' di farina. Fateli della grandezza che vi piace, della forma che vi piace. Mi piacciono abbastanza grandicelli. Ok.
e intanto li poggio in un altro recipiente. Ho fatto tantissimo, bastava in realtà anche un bicchiere. Era la prima volta che lo facevo per una persona sola e non mi sono riuscita a regolare. E poi è divertente perché mi riporta un pochino al passato quando lavoravamo con il pongo da bambini. Ok, non li ho fatti tutti, calcolate ne è rimasta ancora tanta così, perché per me adesso sarebbero troppi, quindi vediamo quella lì cosa altro mi posso inventare. Rimetto a scaldare, no, sbaglio sempre, il condimento. Ovviamente lento, e intanto mi sono messa anche in quest'altro pentolino dove avevo cotto il couscous un filino di acqua riscaldare, perché se vedo che il tutto magari viene un po' secco aggiungo un po' di acqua perché voglio che si formi una sorta di salsina. Aggiungo quindi un cucchiaio di salsa di soia, anche due, guarda che mi piace. Ok. Alla fine non ho messo i tre pan perché mi piace troppo. Giro un po'. E aggiungo gli gnocchi. Yeah. Ok. Un pizzichino di acqua l'aggiungo. Ovviamente deve essere calda, non fredda. Alzo un attimo la fiamma. E sono pronti da impiattare. Ed ecco qui il risultato finale. Yeah! Sono buonissimi. Ovviamente potete condirli con quello che volete, ma io di rito, come per ogni video, devo assaggiarli. Prendo un po' di condimento. Prendo uno gnocco. No vabbè, ve lo giuro, ve li farei assaggiare per quanto sono buoni, cioè sono onestissima, a me fanno letteralmente impazzire, soprattutto con questo condimento qui, fermo restando appunto, oggi adesso li voglio mangiare tutti, fermo restando appunto che potete farli con qualsiasi cosa voi vogliate. Niente, con questo è tutto, io mi metto a mangiare i miei gnocchi e ci vediamo al prossimo video. Muah.